Ciao, benvenuti alle Fantamagus Week News della settimana. È una puntata a cavallo tra appunto il ponte del 25 aprile, però noi ci siamo e ci auguriamo, insomma, che siate a casa o in vacanza a guardarci. Cioè, faccio una precisazione, cioè comunque questo noi ci siamo, in realtà vuol dire che l'unico aperto oggi lunedì 24 sono io. Ma perché I miei lavora in... colleghi ci Abbiamo sono turnato come le farmacie. con il sentimento, con il cuore, diciamo, però l'unico aperto sono io. Qua comunque chi lavora, diciamo. Allora, ragazzi, in caso di emergenza ludica, sappiate che oggi Max è aperto. Esatto, bravi. Esatto. Però, cioè, vabbè, in realtà è lì a far niente, quindi non preoccupatevi. Se siete preoccupati, non... è un piacere stare in negozio a vendere i giochi, quindi è un Come riposo, dicono dai, sempre i è miei un riposo. clienti, non è un vero Non è un lavoro, no? lavoro, Cioè, giusto? è Non è un un lavoro, lavoro, no, quello che vivi un facciamo. passatempo. Vuoi andare in miniera? Vuoi No, provare a andare in no, miniera? infatti, Allora, quello che vi parlava è Max di Monza, mentre invece quello con la barba più lunga, perché è un po' non Max, è Andrea di Fantamagus Certosa. Io sono Fantam, sì, ciao. Sono Tu sei Davide di sono Fantamagus. Sei Fantamagus, Fantamagus direttamente, in persona. Sono Davide di Milano. Il vero. Fantamagus Milano. Per chi non ci conoscesse, magari è la prima volta che vede la puntata, ci siamo presentati. Povero lui. Bene, allora, partiamo con le novità della settimana. Io partirei. Allora, quante volte avete sognato di andare a Londra e non siete riusciti? A New York e non A siete Londra? riusciti? A Londra, Adesso è a più difficile, Wimbledon. ci vuole il passaporto Esatto, adesso. esatto. E A Londra? invece, Sì, a adesso Londra, a ho New il York, modello. per esempio, a New York. Magari uno vuole andare a vedere le partite di tennis, quindi a New York, a Londra, a Parigi. Non c'è bisogno perché è arrivato il nuovo 7 Match XL. Eccolo qua. Cos'è 7 Match XL? È il tennis da casa fondamentalmente, per cui, diciamo, caratteristica principale è che giocherete facendo delle schicchiere. L'avrete già visto in una versione un po' ristretta, quindi con un tabellone differente. Adesso è uscito invece in questa nuova edizione, appunto con i campi, quello di Parigi, quello di New York, eccolo qua, così blu, e poi Giusto. abbiamo quello verde di Londra. Ok? Ci sono le diverse Wimbledon superfici. praticamente. Esatto, Sì. esatto. Certo. E direte, vabbè, ma io voglio vedere cosa c'è dentro. Benissimo, vi facciamo vedere il tappeto perché è il caso di... Vediamo se ci sta tutto nell'immagine. Sì, tanto è un 16 noni e il tappeto è anche lui un 16 noni, quindi non ci sarà Che problemi. bello, l'hanno fatto in neoprene. L'hanno fatto il neoprene, non scivola, cosa eccezionale che ovviamente è, non so se si sente, ecco, perché magari non mi si vede più. Ovviamente qui la palla scivola molto bene, perché è un materiale sicuramente adatto per, diciamo, il tipo di meccanica che ha questo gioco. Bene, questo è quindi 7 match, nuova edizione Deluxe. Ah, una cosa che vi dovevo dire è che comunque è una tiratura limitata, non ci sarà per sempre. Di solito quando ci sono delle tirature limitate o qualcosa un po' particolare ve lo segnaliamo, quindi non è un prodotto che vedete oggi, poi magari non so quanto possa durare, dipende questo dal produttore e dalla casa editrice quanti ne ha stampati, cosa che a noi al momento è ignota, quindi non sappiamo quanto possano durare. Bene, a questo punto passerei invece alle novità di Asmodee. Io vi parlerò delle espansioni di Massive Darkness, ce ne sono un po'. Allora, ce ne sono, devo leggerle perché ce ne sono tre sostanzialmente che vi aggiungono delle nuove orde. Quindi c'è Porte dell'Inferno che vi aggiunge le statue viventi, demoni ombra. Poi abbiamo Popolo Fatato che invece vi aggiunge le arpie e i pixie oscuri. Ok? Poi abbiamo Bardi Inventori versus l'Angelo di Metallo. Questa espansione contiene invece le nuove due classi che sono il Bardo e l'Inventore insieme a noi quattro eroi. Poi abbiamo invece Missione di Lava e Cristalli, non sono altro che delle tile che potete utilizzare anche con la vecchia edizione, oppure utilizzando c'è un upgrade kit che dovrete, praticamente c'è un link anche sul sito di Asmodee che potrete andare, che Asmodee è diciamo, il distributore, che vi permetterà quindi di utilizzare anche queste tile e questa campagna che appunto si chiama Lava di Cristalli anche per la nuova edizione Massive Darkness 2. L'espansione più importante in realtà è Heavenfall. Perché è più importante rispetto alle altre? Perché è un'espansione che vi permette di giocare, scusate, in modalità campagna, quindi avete diversi scenari e potete quindi far crescere i vostri personaggi. Ci saranno 5 nuovi livelli, quindi
Quindi, se state cercando una campagna, volete trasformare un po' il vostro gioco, non soltanto in una serie di scenari, così, di encounters, di incontri, e basta, avrete la possibilità con Heavenfall di fare una vera e propria campagna. Bene, io quindi ho detto tutto, la puntata è finita e basta, posso salutarvi. No, allora vi passo direttamente a Max, che ha un bel po' di novità invece da farci vedere. Ok, allora io vi parlo, cerco di parlarne velocemente, che vi devo parlare di due titoli abbastanza importanti in uscita. Allora, uno arriva da Little Rocket Game e non ce l'ho qua, quindi vi metterò le immagini purtroppo. Si chiama Beast ed è un titolo abbastanza atteso, se ne è parlato molto, diciamo online, se ne è discusso molto, ha un ottimo punteggio su Board Game Geek, insomma è uno di quei giochi che ha raccolto abbastanza hype. Ed è un gioco che va da 2 a 4 giocatori, dai 60 a 120 minuti a partita, diciamo dipende anche un po' dal numero di giocatori, consigliato dai 14 anni in su. Di cosa si tratta? Allora, è uno di quei classici giochi uno contro tutti, quindi un gioco perfetto secondo me per 2 giocatori, perché ci sono 2 ruoli ben distinti e in cui comunque si può arrivare a giocare fino in 4, perché poi praticamente gli altri giocatori, diciamo, giocatori poi si alleeranno tutti contro uno, e fa parte di quella grande famiglia di giochi a movimento nascosto. Quindi non so, per esempio, se avete già giocato a giochi come Whitechapel, Last Friday, eccetera, avete un po' presente quello di cui sto parlando, quindi quei giochi in cui un giocatore muove segretamente, gli altri giocatori gli danno la caccia su una mappa. Qua il giocatore che gioca da solo interpreta il nostro protagonista del titolo del gioco, cioè la bestia, ok? Che è proprio un personaggio, ha proprio delle sue carte, una sua scheda, delle sue caratteristiche. Gli altri giocatori invece interpreteranno i cacciatori, ok? Che devono dare la caccia alla bestia. Ce ne saranno sempre in gioco almeno 2, okay? Ci saranno sempre almeno 2 cacciatori, quindi se giocate in 2, un giocatore controllerà 2 giocatori, 2 cacciatori, altrimenti li potete dividere, insomma, diciamo tra i giocatori, si può arrivare fino a 3 cacciatori in gioco. Cosa devono fare i giocatori? Allora, la bestia, praticamente, cioè i cacciatori vincono fondamentalmente quando uccidono la bestia o, diciamo, riescono a arrivare alla terza notte, ok, ancora vivi e con la bestia che è stata ostacolata e non è riuscita a soddisfare, diciamo, le sue condizioni di vittoria. Potete giocare scenari più facili o più difficili, in cui invece la bestia per vincere dovrà riuscire normalmente a cacciare e uccidere alcuni personaggi, diciamo PNG per così dire, che sono presenti sopra la nostra mappa, la nostra ambientazione. E possono essere dei nobili, dei contadini o anche degli animali, ok, che ci sono in giro sulla nostra plancia. Il gioco è molto particolare rispetto ad altri giochi di questo tipo. Qua non è soltanto un dare la caccia e quando ti trovo abbiamo praticamente risolto e vinto la partita, perché la bestia deve essere cacciata, ma deve essere proprio uccisa. E la bestia anche lei non deve semplicemente limitarsi a perdere tempo e scappare, anzi, se perde tempo e scappa e basta, non vincerà lei, ma vinceranno i cacciatori. Dovrà cercare di raggiungere i suoi obiettivi, che dipenderanno proprio dalla partita. Le azioni avvengono attraverso il gioco di alcune carte che i giocatori draftano in una prima fase. Le carte azioni quantomeno vengono draftate all'inizio del turno praticamente, e poi vengono usate insieme alle carte specifiche di ogni personaggio. Quindi la bestia ha delle sue carte abilità, diciamo, che potrà sfruttare. La bestia può evocare dei minion, sostanzialmente degli aiutanti in giro sulla mappa. Insomma, il gioco è molto particolare, ci sono diversi elementi che ci permetteranno di tracciare i movimenti della bestia. La bestia si dovrà liberare quando attacca qualcuno, per esempio, oppure quando viene scoperta in una location, eccetera. Insomma, uno di quei, un gioco abbastanza articolato con molti elementi. Non ci sono miniature nel gioco, ma stand up, quindi ecco, è un po' più, diciamo, parco di gioco, non costa una fucilata e non ha dentro tantissimi elementi, miniature, eccetera. È un po' più tranquillino, c'erano degli stand up, dei bei segnalini, carte, eccetera.
è una bellissima plancia. Ovviamente la bestia ha tutto uno schermo per giocare e una mini mappa per muovere segretamente. Tra l'altro, per tenere traccia dei movimenti, ha un sistema interessante, sempre che utilizza le carte invece di utilizzare altri sistemi come fogliettini sparsi in cui uno deve segnare mosse, eccetera. Qui c'è un sistema molto più pulito, utilizza le carte, delle carte movimento, fatto tutto molto bene. Ok, questo era Beast in arrivo da Little Rocket Games. Il secondo titolo di cui vi parlo invece arriva da Devir, che porta in Italia diciamo il gioco che si chiama Bamboo. Questo è un gioco che praticamente fa parte diciamo di una diciamo come dire insomma di una serie di giochi del mondo praticamente di Bitoku che abbiamo visto qualche settimana fa, e in precedenza avevamo già visto, sempre edito da Devir, non so chi se lo ricorderà tra di voi perché questo è uscito invece da un po' di tempo, il gioco quello dei vermoni che adesso mi sfugge il nome, Ah, ho capito. ricordate? Oddio, sì, adesso Ma sì, che è Silk, quello dei sì, bachi da quello seta. dei bacchi da Sì, dei bachi da seta, seta. Ha detto Vermoni. Ma esatto, sì, i vermoni che in realtà erano bacchi, bachi da vabbè, seta, sì, perché chiedo non di so, fra. insomma, esatto. Quindi ecco, sempre questa ambientazione un po' orientaleggiante, eccetera. Il gioco è molto compatto, ma è un German game piuttosto solido, piuttosto anche, cioè, intenso, cioè ci sono molti elementi da gestire. I giocatori cosa dovranno fare? Beh, sostanzialmente avranno una loro plancia che rappresenta la propria casa e la propria famiglia, e poi c'è una plancia centrale invece dove vengono posizionate tutti i vari elementi che andremo a prendere. Il gioco si svolge in 4 anni e ogni anno è suddiviso nelle 4 stagioni, ok? Quindi 4 turni, 4 diciamo turni divisi in round di 4. Non so come dire, comunque sono 4 anni e in ogni anno si fanno le azioni divise per stagioni. Le azioni non sono tantissime, però alla fine sono tipo 4 tipi di azioni, però si possono eseguire in maniere diverse nelle varie stagioni, pagando diversi tipi di risorse. Comunque noi dovremo sostanzialmente cercare un equilibrio, diciamo, e qua veramente arriva il famoso Ikebana di cui parlavamo anche settimana scorsa, perché dobbiamo completare la nostra casa mettendo degli arredamenti che creano un equilibrio, poi upgradandola, comprando dei vari elementi, eccetera, che sono delle teste che ci sono sulla mappa, ma dobbiamo anche stare attenti a bilanciarla, cioè non possiamo arredare soltanto un lato della casa e non l'altro, dobbiamo trovare tutto una questione di equilibrio. Poi c'è tutto un meccanismo con i bastoncini di incenso che ci permetteranno di attivare le azioni che ci sono sui nostri bastoncini di bambù, da qui il nome del gioco, e poi questo incenso viene dato impegno nei vari templi del colore del bambù che abbiamo usato, e poi lì c'è tutto un gioco di maggioranze per cui chi poi ha più bastoncini di incenso all'interno di ogni singolo tempio prenderà il bonus della divinità che viene pregata in quel tempio. Insomma, c'è tutto un meccanismo, e poi bisogna stare attenti, come in agricola dobbiamo sfamare la nostra famiglia. Quindi dobbiamo anche cucinare abbastanza cibo per far sì che d'inverno la nostra famiglia sopravviva, quindi dobbiamo anche accumulare cibo, eccetera, così. Il tutto vincerà il giocatore che riesce a guadagnare più segnalini, quindi più punti felicità, che derivano un po' dall'equilibrio, non essere morti di fame ed essere stati in grado di gestire al meglio la nostra famiglia, la nostra abitazione, un po' insomma tutto il nostro lavoro. Vabbè, comunque insomma un gestionale che ha diverse meccaniche, piazzamento tessere, gestione risorse, selezione azioni, maggioranza, eccetera, molto interessante, super compatto, prezzo piccolissimo in realtà per un gioco così intenso. Mi ricorda un po' come aveva avuto successo il vecchio Red Cathedral, sempre di Sì. Devir. C'è un gioco molto intenso ma molto compatto per giocatori a un piccolo prezzo, quindi credo che avrà molto successo anche questo. Ok, io chiudo velocemente parlando invece di giochi di ruolo, e inizio parlandovi di un gioco di ruolo che arriva da Need Games, che si chiama Corostre. Cioè, ve lo pronuncio così come è scritto perché non ho idea se si pronuncia in qualche modo strano. Comunque, Colostre
È un gioco di ruolo molto particolare che ha un manuale base che non ho qui perché non mi è ancora arrivato, e poi un accessorio che è questo quaderno che invece mi è arrivato, che è qui, questo qui. E praticamente qual è la sua particolarità? È che si tratta di un gioco di ruolo, un'avventura, diciamo, fantasy, per così dire, che si gioca in solitario, cioè con un meccanismo proprio da solitario. Abbiamo già visto alcuni giochi di ruolo che appunto erano pensati proprio per il solitario in passato, anche i Four Against, se volete, anche altri, però questo è proprio pensato per essere giocato da solo. Ci sarà praticamente una creazione del personaggio, ci sono quattro classi da cui possiamo scegliere, regole di esplorazione del mondo, creazione appunto dell'avventura, dei nostri nemici, eccetera. Insomma, è un gioco molto particolare per chi vuole provare queste esperienze di GDR in solitario che hanno sempre un po' un mix tra le meccaniche di un libro game, un gioco di ruolo vero e proprio, insomma, è un gioco molto particolare. È carino che utilizza praticamente poi per andare all'avventura avete bisogno di dotarvi di un mazzo di carte normalissimo, come quelli che probabilmente avete già a casa. E praticamente questo quaderno, vedete che è fatto praticamente con le schede per i personaggi, la parte per prendere appunti sulla vostra avventura, eccetera. Insomma, un gioco particolare ma molto interessante. Io passerei la parola al buon Andrea che finisce di raccontarci le novità dei giochi di ruolo, sicuramente, vero, giusto Andrea? Sempre, giustissimo, sempre da MS Edizioni. E Esatto. inizierei con una domanda No, da che. Need Da Need Games, Games, da Need Games. perdonatemi, Need Games. E io inizierei con una domanda che penso che risponderete tutti sì. Chi è che non ha mai desiderato essere il protagonista di una soap opera latinoamericana? Io. Chi risponde. No, chi risponde. No, non è vero. Chi risponde no, mente. Non è vero, assolutamente. Tutti hanno desiderato essere i protagonisti di una soap opera latinoamericana. E questo è il gioco di ruolo che fa per voi, perché è uscito il manuale base di Pasión de la Pasiones. Il gioco di ruolo che vi permette di essere i protagonisti di una soap opera latinoamericana, praticamente, insomma, latina, spagnoleggiante, le tipiche telenovelas. Di cui tutti ne avremo viste tutti, anzi, io sono appassionatissimo di telenovelas latinoamericane. Chi non lo è in realtà? E quindi Ma questo è per il ridere, cosa? ne guardi per ridere. No, è No, serissimo. È cioè, serissimo. Davide, Sono serissimo. Scusami, da, tu non puoi non ce la capire, faccio. Davide, che quando ho detto ad Andrea che avrei parlato dei giochi di ruolo e lui mi ha detto: guarda, di Passion de las Pasiones ne parlo io, Ne parlo che io, lo lo conosco conosco bene. bene, sono appassionato di questa roba. Io da quel momento ho iniziato a rivalutare tutti capito, i miei rapporti di amicizia, cioè Ma non credo più in quindi, niente, cioè vabbè, ma scusami, ma magari, allora proprio. scusate, ragazzi, io sto anche Sì, cioè, sono preparando. rimasto abbastanza Sì. sconvolto, Perdonatemi, io sto anche preparando la nostra prima campagna che farò giocare ai Fantamaghi, dove io Non si può, interpreterò non si può. Carmencita. La bella ereditiera, affascinante e procace. Quando è che giochiamo? Max, ci Che organizziamo, non ti giorno? No, preoccupare. dacci giorno. Beh, Potete fare durante il giocheremo. ponte, vi trovate il 24. Io purtroppo lavoro, però voi No, siete allora io, veniamo me, da io, me do, io te. mi devo Allora lavare i veniamo da capelli, te, perfetto. quindi non Allora, posso. perché Max potrebbe assolutamente interpretare, che ne so, Ramon, l'affascinante maestro di yoga innamoratissimo di Carmencita. E la dovrà E Davide è conquistare. il mio fratello Davide. gemello sconosciuto cattivo. Cattivissimo. No, ma potrebbe essere il marito violento di Carmencita, il quale la tradisce ma anche la picchia. Io non so E se che ne voglio so. giocare a questo gioco, onestamente. Cioè, non sono sicuro. Ma ragazzi, è meraviglioso. Sì. Allora, le possibilità sono infinite. Comunque, questo manuale contiene tutto quello che vi servirà per ambientare il vostro gioco di ruolo nella vostra telenovela preferita. C'è di tutto, ci sono sei libretti unici, ognuno pensato per interpretare un emozionante archetipo delle telenovelas. Poi ci sono anche due set pregenerati, che sono praticamente le avventure pregenerate, e le istruzioni per creare dei set, ovvero delle avventure, tutte vostre.
indicazioni e consigli sulla narrazione e le regole per qualsiasi cosa, dallo scampare a morte certa al modificare il passato e fare rivelazioni drammatiche. Direi che... Ah, e poi anche indicazioni sempre sulla narrazione e tipica delle telenovelas, ovvero anche inclusi i modi in cui il pubblico può influenzare direttamente la storia. Perché, giustamente, perché tu... quella puntata lì dove è morto Pedro non mi è piaciuta perché è morto Pedro, no? Non è possibile che muoia Pedro. Quindi dopo un po' di puntate tornerà fuori, non era assolutamente morto, tornerà... e sarà di nuovo protagonista, insomma, cioè il pubblico ha potere decisionale in questo genere di telenovela. Gli autori molte volte vanno avanti mano a mano, non so, certo, a seconda anche di cosa si aspetta il pubblico, no? Esatto. Capito? Beh, comunque ragazzi, allora noi giocheremo sicuramente a Passione della Passione insieme agli altri, io giocherò insieme ai miei due colleghi, voi ancora, naturalmente sì, no, ma ragazzi l'ho già preparata, non è che potete sfuggire, cioè, la facciamo. Allora, quindi chiudo il capitolo giochi di ruolo con Passione della Passione, mi raccomando, manuale top, e passerei a parlarvi delle novità invece di MS Edizioni e partirei con una citazione, diciamo, perché esce un'espansione per il bellissimo giochino di deck building Fort. L'espansione si chiama Cani e Gatti e inserisce carte nuove, le plance cuccia, le carte cane e le carte gatto, che ovviamente verranno inserite all'interno di Fort perché cambiano un po' la dinamica di gioco. I gatti sono delle carte che vanno attirate, quindi vanno, diciamo, girano per il cortile dei bambini a seconda di chi sta soddisfando in quel momento i requisiti per averlo, ed ha delle abilità speciali, mentre i cani, essendo un pochino più fedeli di natura, hanno proprio la loro cuccia. Una volta comprata la carta cane, potrà essere messa nella cuccia, va da abilità speciali e anche punti a fine partita. Anche i gatti danno punti a fine partita, sono un po' più difficili da tenere nel vostro cortile, ma un'aggiunta molto molto carina per un gioco che secondo me è bellissimo, è uno dei deck building game che preferisco, anche con la grafica molto tenera di tipica di tipo Root, insomma una grafica molto molto interessante. E poi, sempre da MS Edizioni, invece ci arriva un gioco decisamente particolare, che è The Binding of Isaac, e il sottotitolo è Four Souls. Adesso vi spiego anche perché. Binding of Isaac è un videogioco, e questo gioco da tavolo, praticamente di carte, in realtà gioco di carte, prende l'ambientazione da questo videogioco famosissimo. Nel videogioco noi facciamo la parte, il videogioco è un dungeon crawl praticamente in versione soul-like, dove noi facciamo la parte di questo Isaac che diciamo che la storia riprende un po' il mito biblico, quello dove Isacco deve essere sacrificato da suo padre Abramo, che Dio ordina ad Abramo di sacrificare il figlio per provare la sua fede, poi viene fermato dall'angelo. Stavolta invece è un po' più cruda come situazione, questa voce ordina alla mamma di Isaac di sacrificarlo, in realtà lui viene all'inizio chiuso nella sua stanza e riesce, incredibilmente, trovando una botola sul pavimento della sua stanza, riesce a fuggire. Fugge però in una... diciamo nella parte sottostante della casa, che è piena di mostri e robe devastanti che lui deve sconfiggere per arrivare ai 7 finali diversi, che tra l'altro poi si susseguono in continuazione fino al finale, quello vero e proprio. È un soul like, quindi ovviamente ogni livello diventerà sempre più difficile, è un respawn continuo se per caso doveste morire durante la partita, e questo gioco di carte lo riprende in pieno. Il gioco di carte da 2 a 4 giocatori, e praticamente è molto simile come svolgimento a un gioco che conosciamo tutti piuttosto bene, ovvero Munchkin. Il giocatore che riesce a sconfiggere i mostri e portarsi a casa 4 anime, il primo che porta a casa 4 anime, vince la partita. Il problema è che non tutti i mostri danno anime, e poi soprattutto per ucciderli, diciamo per sconfiggerli, i giocatori sono quasi costretti a collaborare. Però collaboriamo, però tu mi dai un tesoro, insomma tutte le dinamiche che abbiamo già visto nel famosissimo Munchkin, però naturalmente strutturato in maniera decisamente diversa. All'inizio viene distribuita ai giocatori la carta ruolo, diciamo, che potrebbe essere Isaac, come Caino, come Eva,
una item iniziale, un oggetto iniziale che è proprio di ogni personaggio, quindi cambia molto il gameplay del personaggio, tre carte bottino e anche tre centesimi che servono per comperare i tesori, che sono degli upgrade che rimangono in gioco, mentre le carte bottino sono carte diversissime, come, un po' come quelle proprio di Munchkin, che vengono usate per modificare le azioni degli altri giocatori. Il sistema di gioco poi è proprio un susseguirsi di giocare carte per cercare di sconfiggere mostri, e il sistema è molto simile a quello di Magic, della pila, cioè la prima carta che viene giocata è l'ultima a essere risolta poi in ordine, diciamo così. Quindi bisogna stare molto attenti a poter, perché si può rispondere alle giocate degli avversari, quindi è un gioco estremamente interattivo. Durante il proprio turno si ripristina, diciamo, tutte le carte che sono state eventualmente usate nel turno precedente, si pesca una carta a bottino e poi si possono fare diverse azioni, come comprare i tesori che costano 5 cent l'uno, attaccare un mostro, cercare di sconfiggerlo oppure cercare di distruggere, diciamo, gli oggetti e i tesori che gli altri giocatori hanno giocato precedentemente. Per combattere i mostri bisogna tirare un dado da 6, ottenere un risultato per ferirlo. Se non si riesce a ferire il mostro, si viene contrattaccati e potremmo subire delle ferite. Non si perde mai, nel senso che se si muore, come in Binding of Isaac, si deve ricominciare, ovvero si paga questa penalità della morte, si tolgono alcuni oggetti, si ricomincia, diciamo, un pochino più da capo, si tolgono alcuni tesori che avevi conquistato in precedenza, ma puoi tranquillamente ritornare in gioco e riprovare a collezionare le anime che ti serviranno per vincere la partita. Gioco abbastanza semplice da imparare, ma estremamente interattivo, molto simpatico, molto bella anche l'ambientazione, che sembra tutta tenerella, ma assolutamente no, è molto cruda. Infatti è anche dato, mi sa, come età, dai 13 anni in su, ma sicuramente per i temi trattati. 2-4 giocatori, 30-60 minuti di svolgimento, veramente molto interessante. Gli appassionati del videogame come me sicuramente avranno un gioco molto longevo da poter provare e divertirsi con gli amici. Questa era l'ultima novità di MS Edizioni, e quindi io vi... Se vi è piaciuto il video, naturalmente metteteci un bel mi piace, iscrivetevi al canale, mi raccomando cliccate sulla campanella per avere sempre le nostre notifiche di quando esce il nostro video Fantamagus Week News. Io quindi vi do appuntamento alla prossima Fantamagus Week News. Vi ricordo che oggi Max è aperto, quindi se volete andatelo a trovare, e noi gli altri Fantamagus vi aspettiamo tranquillamente in negozio per poter venire. No, si vedono la puntata alle 13.30. Perché certo, se la vedono alle 20 di sera non c'è neanche due. No, bisogna... Ma oddio, ci sei, Max? No. Non è detto, io chiedo. Diciamo che poi ci vediamo poi tutti quanti da mercoledì. Esatto, da mercoledì in poi. Puntata, con... Dopo le 19, diciamolo, non provate. Sì, non andate, dai, va bene, proprio perché siamo buoni. E niente, quindi tu con tutti gli altri noi ci diamo appuntamento in negozio. Sul nostro sito potete vedere tutte le schede dei prodotti di cui vi abbiamo parlato, e noi ci vediamo alla prossima Fantamagus Week News. Ciao a tutti ragazzi, alla prossima. Però sapete che io comunque lo vedrei Max, sai, guardando lì, vi bussano a mezzanotte, le 2 del mattino, arriva con col pigiamino, sì, per le emergenze. Ma stiamo no, come le farmacie, infatti stiamo tornando come le farmacie, ci sta, facciamo il turno alla farmacia. Sì, potrebbero trovare anche tutti e tre mentre stiamo giocando a Passione della Passione. Tu scherzi, ma sì, secondo me c'è qualcuno che potrebbe farlo davvero, Davide. Certo. Poi tu aggancci, tu la butti, poi c'è qualcuno che veramente che lo fa davvero. Perché sono avanti, sì. Sono quindi. Ottimo. Ciao, ciao a tutti, ragazzi, alla prossima. Ciao.